discreto, efficiente e a energia solare. Stiamo parlando di Pixis, un robot in grado di raccogliere i rifiuti per rendere più pulite le nostre strade. A progettarlo tre giovani ingegneri romani, Andrea Saliola, Pierpaolo Ceccaranelli e Flavio Ceccarelli. Ci spiega come è fatto questo robot speciale ai microfoni di Pop Economy, Pierpaolo Ceccaranelli. Pixis è, prima di tutto è un'idea di città, un'idea di città che è in grado di rispondere da sola in prima persona a quelli che sono i problemi che li riguardano. Come facciamo a fare ciò? Lo facciamo attraverso dei robot mobili autonomi che sono contenuti e ricaricati all'interno di una panchina intelligente che funziona un po' come base di ricarica e casa di questi robot. Questo ci permette di risolvere il problema della ricarica che altrimenti questi robot avrebbero all'interno della città e di offrire una risposta molto più puntuale e diffusa all'interno delle città al problema dell'abbandono dei rifiuti, perché la sfida che Pixis si pone di andare a risolvere è quello del littering, ossia un termine anglosassone che indica l'abbandono dei rifiuti in strada. Facciamo ciò appunto con questi robot che, una volta installati all'interno della panchina, sono in grado di uscire e di evitare gli ostacoli, sia statici che dinamici, e poi raccogliere i rifiuti. Questo ci permette appunto di avere una città che è in grado costantemente di sentire e rispondere a quelli che sono gli input esterni. E tutto il sistema funziona ad energia solare. Abbiamo fatto questo sia per garantire un qualche cosa che permettesse un'installazione più semplice, quindi di alimentarsi totalmente off the grid, sia per avere un qualche cosa che è al passo con l'agenda per lo sviluppo sostenibile. Quindi diciamo utilizziamo energia green per contribuire ad avere strade più pulite. Quindi per fare questo abbiamo installato dei pannelli solari sia sui robot stessi che sulla panchina, che ci permettono di garantire 10 ore giornaliere di lavoro con cicli di ricarica di circa un'ora e mezzo. A livello di materiali, il robot è stato stampato a livello prototipale utilizzando la tecnica del 3D printing grazie a filamenti di plastica riciclata. Pixis è quindi in grado di uscire autonomamente dalla sua panchina di ricarica e iniziare a lavorare. Una tecnologia che potrebbe portare ai comuni vantaggi ambientali ed economici. Sicuramente da un punto di vista ambientale e di logistica, basta pensare ad esempio come le nostre strade potrebbero potenzialmente diventare molto meglio organizzate grazie ad un sistema che è gestito sia ad alto livello, perché ovviamente la panchina è in grado di pianificare quelle che sono le risposte veramente che servono per un dato posto. Per esempio, immaginiamoci una giornata di mercato, siamo in grado costantemente di monitorare quelli che sono gli input che arrivano dalla piazza e di rispondere in tempo reale. E da un punto di vista di risparmio in termini economici, dai nostri studi il sistema potrebbe garantire un 40% del risparmio rispetto a una risposta tradizionale che avremo con un operatore ecologico. Come sempre però emerge forte il dibattito sul conflitto uomo-macchina. Questi robot tecnologici potrebbero portare alla scomparsa degli operatori ecologici? Ce lo spiega Andrea Saliola, co-founder di Pixis. Però a noi piace più pensare a un'integrazione vera e propria e soprattutto a come un sistema come Pixis possa anche venire in aiuto a quello che è ad oggi il lavoro dell'operatore ecologico, perché comunque noi non prevediamo di sostituire totalmente un lavoro come questo, come quello dell'operatore ecologico, perché servirà sempre avere una componente umana in tutti i tipi di lavori. Quindi quello che succederà è che semplicemente uno aiuterà l'altro a lavorare. Quindi se immagini un sistema per cui tu hai delle panchine che sono in grado, tramite questi robot che sono contenuti all'interno
qui raccogliere, uscire, raccogliere rifiuti e tornare all'interno della panchina per ricaricarsi. Per poi essere svuotati servirà allo stato attuale sempre l'aiuto dell'operatore ecologico, che avrà comunque un'interfaccia anche, come dire, un avvicinamento come mestiere, come professione alla tecnologia che fino ad oggi non c'è, no? E quindi dover relazionarsi anche con un elemento tech, chiamiamolo così, e di design all'interno della città. Il prossimo passo per Pixis sarà quello di imparare a fare la raccolta differenziata. Nel frattempo i suoi fondatori stanno avviando colloqui con diversi comuni per riuscire a inserire Pixis direttamente nelle nostre strade. Allora, al momento siamo in contatto con varie realtà. Noi a livello, diciamo, business abbiamo individuato come early adopters realtà che lavorano prevalentemente in modo indoor, ambienti un po' più controllati per partire, sia per due ragioni. Uno è il lato tecnologico, perché lavorare in ambienti controllati è più facile, e per lo stesso motivo, essendo ambienti controllati, a livello di sicurezza è ancora più facile. Ovviamente nel frattempo abbiamo dei dialoghi aperti con dei comuni, per lo più Centro Italia e qualcuno Nord, però adesso vedremo, è tutto in divenire.